Buonasera, sono veramente molto felice di avere qui questa sera con noi Vincenzo Trione, critico d'arte, professore ordinario di arte e media presso lo Iulm, curatore di numerose mostre, tra cui il Padiglione Italia della Biennale 2015, direttore generale dell'Enciclopedia dell'arte contemporanea che la Treccani ha messo in cantiere, un'opera poderosa di quattro volumi e circa 4.000 voci. Io vorrei partire proprio da questo, cioè da una certa tua vocazione all'enciclopedia. Perché la tua fatica precedente, se togliamo contro le mostre, che era un libello, è effetto città, arte, cinema e modernità, che tratta il modo in cui la città moderna ha generato nuove forme di visione, un'argomentazione poderosa e altrettanto poderosa il libro che presentiamo oggi: sono 587 pagine, non è un problema ovviamente di foliazione, ma è, una, è un problema di quantità di riferimenti, di argomentazioni. Eh, di vocazione, boh, mi sento di dire, enciclopedica, parla di opere che inventano nuovi mondi, cosmogoniche. Mm. Mi chiedevo rispetto all'oggi, dove la scrittura si contrae sempre di più, perché e come? Perché sono interessata anche al come tu vai in controtendenza, mm. cioè questa tua fiducia nella scrittura e rispetto a. Altre forme oggi di comunicazione che tengono conto della rivoluzione digitale, quindi di un'idea più ipertestuale, multimediale, eh, vorrei che ci parlassi di questa fiducia nel libro di carta. Partirei da un articolo che è uscito qualche giorno fa sul New York Times, nel quale il critico letterario del New York Times si interroga sul, sulla fortuna di alcuni libri di eh, lunga durata. Tra gli altri cita Elena Ferrante. La risposta è molto interessante, cioè che in un tempo fondato sull'istantaneismo della comunicazione, su prassi di scrittura tendenzialmente rapidi, fulminanti, sul bisogno in qualche modo di adeguarsi a un certo tipo di ritualità dettata anche dai social nella scrittura, eh, è curioso pensare come alcuni libri che, abbiano, che stiano incidendo molto nel dibattito contemporaneo sono i libri che invece si sottraggono a questa scrittura istantanea. Non sto parlando di uno scrittore che ami particolarmente, mi interessa il fatto che abbia costruito una sorta di epica spalmata in più romanzi, nei quali ci si può smarrire, ci sono le digressioni, si inizia, si finisce, esattamente ti danno quello che la rete non ti potrà mai dare, quello che i social non ti potranno mai dare. Ed è la ragione per la quale anche molto spesso alcuni inserti culturali hanno una loro fortuna nel non volere inseguire la scrittura propria dei social o della rete. Collaboro dalla sua fondazione alla lettura del Corriere che deliberatamente ha fatto una scelta di lunga scrittura. I pezzi della lettura tendenzialmente non sono articoli tanto che si consumano rapidamente e poi sono sempre stati pensati dal responsabile culturale del Corriere che è Antonio Troiano come pezzi in cui ci si prendeva il tempo per ragionare su alcuni argomenti. Credo che oggi chi si misura con la scrittura ha un po' il dovere di avere una modalità di scrittura eh, mobile. Nel senso che nel momento in cui tu scrivi un Elseviro devi avere un tempo di scrittura, puoi avere un tempo di scrittura diverso nel momento in cui scrivi un pezzo di 20.000 battute su un supplemento culturale, quindi un pezzo comunque abbastanza lungo, e poi secondo me la grande sfida di cui tu parlavi, in cui io credo moltissimo, della, mh, della costruzione di, di mondi attraverso i libri che è una cosa che a me affascina tantissimo. Cioè, il, i, molto spesso i, i critici della nostra generazione hanno, è come se avessero abdicato a, alla missione di costruzione di grandi progetti, ehm, tra virgolette letterari. Cioè, uno dei decani della critica d'arte che è stata Paola Barocchi, aveva pubblicato una, una serie di libri che si chiamano Storia dell'arte moderna in Italia, che erano dei regesti sulla, di critica d'arte, che si chiudevano sempre con una rassegna di libri, usciti, libri di, eh, di diverso tipo usciti nel corso degli anni, dagli anni 50 fino agli anni 90. E a me stupiva sempre vedere... Come eh, andavi a guardare i libri che uscivano negli anni 70 e ti accorgevi come alcune figure di sensibilità, culture, figure che si facevano la guerra fra di loro, però avevano il coraggio di misurarsi con una lunga elaborazione di idee, di progetti. Oggi il rischio è di consumare l'esperienza critica o solo nella curatela delle mostre o solo nella prassi dell'intervista. Qualche settimana prima di morire, Ettore Spalletti, avevamo avuto una lunga chiacchierata, stavamo pensando a un progetto insieme, ed Ettore mi, aveva, mi, mi ripeteva, diceva ma io sono perché i critici adesso eh, risolvono tutto il proprio lavoro solo attraverso le interviste? Che, diciamoci la verità, è un modo pigro, molto pigro, seduto, per accogliere le idee altrui. Nella maggior parte dei casi è così. Poi invece, io sono convinto, ancora un convinto sostenitore, che la critica sia qualcosa di un po' diverso rispetto alla pura curatela e sia sicuramente molto diversa rispetto a un paragiornalismo. Ognuno poi ha delle ossessioni. Quindi io credo che raramente poi ti vengono dei progetti a cui tu inizi in un modo e cambiano nel corso del tempo. Cioè ricordo quando ho scritto Effetto città per me era diventato un cappio alla gola. Cioè io per dieci anni non mi liberavo di questo progetto. Proprio non mi liberavo, cioè era una vera ossessione. Cioè, io tutto, poi scrivevo altre cose, poi ritornavo a questo, non riuscivo a farlo quadrare. Poi alla fine, quando l'ho chiuso, ho detto: Ma è esattamente come una città. Cioè, tu non riesci mai a farla quadrare. È come se quando scrivo i libri, poi ci penso dopo, quando eh, ho scritto sulla, citt sulla città, ho costruito un libro che in qualche modo voleva quasi mimare la pluralità di una città. Quando ho provato a scrivere, come in questo caso, di Opere Mondo, ho scritto, ma senza volerlo, te ne accorgi spesso dopo, hai scritto un libro che in qualche modo vuole adeguarsi quasi al soggetto di cui parla e quindi diventa, aspira a farsi un po' una piccola cosmogonia come le opere di cui parlo sono un po' delle cosmogonie. Eh, mi viene in mente una mostra curata da Juan Ru che era Citizen the Move e che lavorava no. esattamente su una mostra che rendesse assolutamente attraverso la propria scrittura espositiva il tema di cui parlava, cioè la crescita esponenziale e incontrollata delle metropoli asiatiche e il modo in cui cambiassero al loro interno proprio le regole della, della convivenza sì. i rapporti tra le cose e, e anche l'esperienza sensoriale e eh, Ru nella mostra riesce a restituire esattamente questo mm. tipo di, eh, sì. di situazione. Mi viene da pensare che oggi le scritture sono molte, perché per esempio la scrittura della mostra, soprattutto mm. nella collettiva, è qualcosa che ha molto, può avere molto anche a che fare con, con quanto tu stavi dicendo, cioè mm, con la capacità di rendere attraverso un linguaggio differente però eh, un concetto complesso. Parlando di Spalletti, mi viene in mente il film bellissimo che è stato presentato proprio all'indomani della morte di Ettore, eh, fatto da Alessandra Galletta, sì. che presenteremo qui con l'autrice. E che proprio nel suo linguaggio cinematografico è vicinissimo all'opera di, cioè, di, di Ettore. Di Ettore. E quindi è un è esempio così, assolutamente, assolutamente. assolutamente interessante. Cioè. Per cui, Credo che questa sia una possibilità di racconto che va attraverso i linguaggi, che non è tipica solo della, della scrittura. Per tornare proprio al tema del libro, ho pensato a un libro che aveva molto influenzato i miei inizi, un libro di critica letteraria di Franco Moretti che tu citi a proposito certo. di Matthew Barney, che si intitola proprio Opere Mondo, pubblicato per Enaudi uh -huh. nel 1994, dove proprio si parlava di opere letterarie come Moby Dick, come Faust, come Cent'anni di solitudine, che aspirano a farsi mondi. Mm, però io ho applicato, diciamo, idea dell'Opera Mondo mm, a... All'opera intesa proprio come, eh, come, come totalità di artisti, per esempio, secondo me artisti mondo sono Boetti, Naumann, Kentridge. Certo. Sono artisti che, attraverso il dispiegarsi delle loro opere, costruiscono delle realtà complesse, affascinanti. Tant è vero che spesso altri artisti partendo da un lavoro di questi autori, sviluppano poi una poetica. Certo. Vedi Rachel White, Red Cast è? of come the è? Space under the C'è di Bruce Naumann 1968, da cui lei sviluppa un intero corpus di lavori. Tu, invece riporti l'attenzione, come Moretti, sull'opera piuttosto che sull'autore. Quindi parli. Di Kentridge, ma in particolare del suo lavoro, il naso legato a Gogol. Gli intrecci sono numerosissimi. Parli dei sette palazzi di Kiefer, parli naturalmente di Cremaster di Barney, cioè. Ti focalizzi su un'opera specifica. Volevo che affrontassi questa scelta, ce l'argomentassi un po'. Hai colto esattamente uno dei punti metodologici per me più importanti. Il libro era nato in maniera completamente diversa rispetto a quello che è diventato. Eh, nel senso che era partito come una sorta di cartografia dell'arte del XXI secolo. Con Ernesto Franco, il direttore di Einaudi, stavamo ragionando, ma perché non proviamo a fare un lavoro del genere, anche di dargli un po' fenomenologico sull'arte del XXI secolo. L'idea era anche di recuperare dei materiali che nel corso del tempo avevo scritto, anche sul Corriere, sulla lettura, però poi alla fine avevo buttato giù un indice, sembrava come la mappa dell'impero di Borges, qualcosa esattamente grande quanto la mappa del presente. A un certo punto un editor di Enaudi, Andrea Canobio, mi ha detto ma scusa perché non provi a ribaltare la prospettiva? Perché non provi a, uh, a scegliere un altro punto di vista? Uh, riflettici e dopodiché io um, ho detto ma proviamo a fare qualcosa che io non avevo mai fatto fino a questo momento, cioè ero sempre partito dalle teorie da cui avevo provato a dedurre. Uh, a usare le opere anche a titolo spesso esemplificativo di idee. Invece ho detto ah, proviamo a partire dalle cose per arrivare alle parole, oh, un po' alla Foucault. Mm -hmm. E quindi proviamo a partire dalle opere e proviamo a capire eh, se le opere ci possono raccontare molto meglio delle idee astratte. Alcune esperienze. Mi ha aiutato un libricino di una filosofa marxista morta da poco che è Agnes Seller, che si intitola La dignità dell'opera d'arte, nel quale dice: Le opere d'arte come le persone hanno una identità, una storia, dei caratteri, infine una dignità. Allora io ho detto: ah, proviamo a partire da questo e proviamo anche a ribaltare la tesi di apertura. Della storia raccontata da Gombrich. Quando lui scrive: la, non esiste la storia dell'arte, esistono gli artisti. Io invece sono strada facendo mi sono sempre più convinto che in fondo, come ama ripetere sempre Monito Oliva e io gli do ragione, cioè l'artista è un errore biologico rispetto all'opera. Ed è verissimo. Cioè, l'artista è condannato a morire, l'opera ha l'aspirazione a rimanere. Poi non è detto che. Resti, però ha l'aspirazione. Non c'è artista che non pensi al proprio lavoro come una sfida contro il tempo. E dunque ho provato a, a misurarmi con le opere e a fare un lavoro che è lontano sia dalla storia dell'arte di carattere esclusivamente filologico, De Chirico l'avrebbe definita filatelica. Lui diceva, io diffido dalla critica d'arte filatelica che è molto divertente come battuta. Uh, Arganni invece diceva che la, la storia è lenticolare, quella che si fonda sì. soltanto su un particolare e non ha uno, diciamo, uno sguardo ampio, e al tempo stesso sottrarmi alla critica tematica, quella che è di carattere semiologico, psicanalitico, in cui le opere d'arte sono trattate soltanto a titolo esemplificativo. Quindi l'obiettivo è stato quello, rimaniamo sull'opera e proviamo a fare invece un'operazione genealogica rispetto all'opera. Quello che invitava a fare Foucault. Proviamo a ricostruire eh, i riferimenti intenzionali degli artisti e quelli inintenzionali, cioè gli autori che hanno visto, i riferimenti per loro decisivi, cioè costruiamo una mappa la più ampia possibile in cui spesso ci sono anche varburghianamente dei riferimenti ai quali un artista non ha. Sempre in maniera consapevole guardato. Dietro tutto questo progetto c'è, cioè, sembra strano, un libro totalmente dimenticato, ma per me fondamentale. Come si guarda un quadro di Matteo Marangoni che ha avuto decine di edizioni, credo che oramai sia introvabile. Io ho provato a dirmi: scusate, ma come si guarda un'opera d'arte contemporanea? Cioè, da che punto ti metti? Cioè, come la ricostruisci, un'opera d'arte contemporanea? Trattiamola come se fosse Caravaggio, trattiamola, ma dico con la serietà. Dell'approccio che tu hai di fronte a Caravaggio, a Giorgione, a Tiziano, come lì esiste un sistema simbolico di riferimenti, che è complesso, di fronte a Kiefer o a Barney o a Parrenot. Parrenot credo che sia uno degli autori più complessi che esistono nel nostro tempo. cioè Io sono stato mesi per provare a capire Parrenot, cioè perché ne avevo scritto, come di Kentridge, e poi sono molti autori con cui ho una familiarità, Kentridge o Kiefer ho una consuetudine da tantissimi anni, però quando, li devi studi quando devi scrivere una cosa di quattro cartelle e una storia, quando ci de devi scrivere 50 cartelle su un autore e fondarti su dati precisi, con un obiettivo, aiutare a capire chi non ne sa nulla. Cioè quello è il mio obiettivo, perché la, attenzione c'è un tema delicato, la critica, lo sai benissimo, la critica d'arte a un certo punto ha, de, ha smesso di parlare. Per quale ragione oggi nessuno legge un saggio di critica d'arte contemporanea? La critica d'arte contemporanea spesso tende a essere eccessivamente, cioè già spesso non, scrivono pochissimo. O Puramente giornalistica, lo dice una persona che scrive sui giornali. Oppure il gusto delle battute che io odio, perché? Cioè, già il linguaggio artistico contemporaneo, talvolta è difficile, alimenta diffidenze. Che aiuto dai all'arte contemporanea? Per quale ragione? Secondo me noi tutti, tu sei un direttore di un museo, hai un'esperienza lunga, ma tutti abbiamo una responsabilità etica nei confronti di ciò che facciamo però credo che questo non pensi abbia a che fare con la mancanza di sistemi di riferimento oggi ideologici e teorici forti sicuramente cioè la, la critica d'arte da questo punto di vista è un elemento ma fa parte di un discorso molto più generale non c'è dubbio una cosa era scrivere col marxismo un'altra è scrivere adesso però ti chiedi come mai tu da un critico musicale ti aspetti che conosca la musica da un critico teatrale ti aspetti che conosca il teatro generalmente. Perché di, storia, di, cri, di critica d'arte contemporanea può scrivere chiunque che non ha nessuna minima, spesso è, formazione, che non riesce a distinguere... Brac da Picasso. Però quella è una colpa dei giornali, che quando si tratta di fare le recensioni della Biennale di Venezia fanno sempre scrivere un outsider. Alla fine c'è molto questa passione no? per l'arte guardata da occhi esterni. La tradizione del Novecento ha insegnato che spesso i letterati ti aiutano anche a svelare delle cose che chi sta dentro mm. eh, il mestiere dell'arte talvolta non riesce a cogliere. Cioè, il mio primo lavoro è stato su Apollinaire, critico d'arte, mm. e Apollinaire era uno che non aveva mai mm. fatto studi, però. Come ha raccontato Picasso, forse non l'ha fatto nessuno nel Novecento, le pagine di Paul Valéry su Manet, probabilmente nessuno ha mai scritto. Quindi talvolta, secondo me, i letterati hanno una capacità. Quello che a me preoccupa è che l'ABC lo devi conoscere. L'idea di un corpo a corpo con le opere, l'idea di una conoscenza approfondita delle opere, anche per, per la critica, quello che vuoi. Cioè, per me va tutto bene. Hai ragione, non ci sono più le. Uh, I diciamo di i sistemi di riferimento ideologici però esiste anche in letteratura questa mancanza di... secondo me siamo, è l'unico momento nella storia in cui abbiamo nell'ambito artistico della critica uno scollamento enorme cosa che non esiste per esempio in letteratura mm. cioè tu hai da un lato gli storici dell'arte puri che sono oramai diventati una sorta di riserva indiana cioè, non puoi scrivere tre cartelle e 50 di pagine note. di note, non è pensabile, per esempio nelle università drammaticamente la storia dell'arte è diventata una disciplina iper, iper ancillare, soprattutto la storia dell'arte contemporanea. Io quando incontro una delle persone con cui ho un rapporto più stretto, che è Salvatore Settis, che fa, fa l'archeologo, però viva Dio, tu hai uno sguardo ampio, una, cioè un'idea un di insieme, per quale ragione gli storici dell'arte contemporanea hanno questa visione asfittica? senza aria, che inevitabilmente non parla ai ragazzi e dall'altra parte hai la critica che sembra pellicolare rispetto al presente secondo me è una strada intermedia ma esistono no? tante figure cioè da, da Borriò ad altri che eh, sono ancora oggi provano ad affrontare la sfida di un pensiero poi condividono Borriò è stato forse l'unico eh. della nostra generazione che ha tentato una teorizzazione certo. insomma, benché un po' zoppicante per certi sì. versi però Comunque, ha fatto almeno un tentativo. Ti era stato chiesto di scrivere sull'arte del XXI secolo. No? Mi veniva in mente Karl Einstein, che negli anni XX scrive sull'arte mm. del XX secolo. Certo. Però mi chiedo una cosa: sono passati vent'anni di questo XXI secolo. E tu scegli tutti gli artisti che hanno un profondo radicamento nel Novecento, ma non soltanto perché è il, è il secolo in cui hanno iniziato il loro lavoro e anche molti loro, anzi direi tutti, hanno, hanno avuto anche il loro momento di massima fama, ma proprio perché loro è un linguaggio ancora. Anche molto novecentesco. Mi spieghi questa. Allora, uh, allora passaggio. nel momento in cui ho deciso di lavorare solo sulle opere, ho detto: no, proviamo a individuare un filo rosso. È un libro che puoi attraversare liberamente. cioè Io l'ho costruito come se fosse un, un museo, avrebbe detto Marrò, senza pareti, cui ho messo insieme opere che probabilmente nessun museo potrà mai accogliere. È impossibile. Però poi pian piano mi sono fatto un ragionamento, ho detto ma il lettore potrà muoversi con libertà, cioè potrà decidere di soffermarsi su Hermann Nietzsche, potrà soffermarsi su Bjork, potrà so che diciamo non è proprio novecentesca, su S. Devlin che non è proprio novecentesca, eh, su Pamuk che non è proprio novecentesco. Tutti non artisti. Che Infatti, in senso letterario. infatti, ma infatti, a me io infatti esattamente, allora il punto fondamentale a un certo punto è stato questo, ho provato a vedere come autori che si muovevano su registri diversi, che non necessariamente erano quelli accolti dentro le biennali, dentro i documenti e così via, e come se avessero avvertito da un certo punto in poi del proprio lavoro il bisogno di, di costruire delle opere mondo nelle quali superavano la filosofia delle avanguardie, cioè se le avanguardie sono sempre state sono state un'esperienza straordinaria che però è stata caratterizzata da autori che si affidavano a un moto in qualche modo centrifugo, cioè Pensiamo a De Pero, secondo me è stato uno degli esempi più clamorosi di avanguardia autentica, che partiva da un linguaggio, poniamo dalla pittura, e con movimenti continui, radiali, toccava la scrittura, il teatro, la teoria, la pubblicità. Nel caso degli autori che ho scelto, invece, fanno un'operazione centripe cioè centripeto, cioè portano gli inversi linguaggi all'interno di un'unica opera. Quindi c'è una prospettiva diversa in cui gli artisti operano, avrebbe detto Borriot, come dei semionauti, dei motori di ricerca che mettono insieme informazioni, notizie, mondi, pratiche, linguaggi. Ho scelto degli autori talvolta che provano a... Uh, lavorare su quella che Eisenstein chiamava l'amicizia la, tra le arti, un caso il uh, naso di Gogol uh, certo. trasposto da, da Kentridge, dove voi avete molti linguaggi insieme ma ancora riconoscibili. È come se, dice Eisenstein, come se i linguaggi si dessero la mano, però sono ancora riconoscibili. Poi c'è un altro caso nel quale i linguaggi si dissolvono fra di loro. No? smarriscono la propria identità arrivando alla costruzione di nuove opere totali nel solco della tradizione wagneriana. In altri casi ancora c'è un recupero di una tradizione intersemiotica, cioè un unico soggetto ancora paladino ma anche Nanni Balestrini, uh -huh. eh, che secondo me è uno dei casi più interessanti, oppure il Museo dell'Innocenza di Pamucchi in cui tu hai un soggetto che è di carattere spesso letterario che viene trasposto su diversi linguaggi, su diversi registri. Il cinema, la fotografia, l'installazione, il Museo dell'Innocenza secondo me è un caso straordinario perché è dall'inizio pensato come progetto che tiene insieme il romanzo il museo, il catalogo e poi c'è il film, che è una cosa molto interessante perché dietro Pamuk in qualche modo incide anche sull'esperienza sull del film documentario. Infine quella che secondo me è l'opera più interessante tra tutte, cioè il libro si apre con che sette palazzi celesti sono un'opera ancora tutta novecentesca. Matiser è proprio centrato sul novecento. È tutto un autore certo. perciò io lo considero un autore soglia tra un millennio e tra un secolo e l'altro e l'ultimo lavoro che secondo me è quello più innovativo che è in Arritu, che è un lavoro carni arena, che secondo me è tra le opere più potenti che siano state realizzate nel nuovo millennio. È complicato scegliere 15 autori per raccontare 20 anni di storia con l'ambizione di costruire un microcanone. Il libro è costruito appunto come una sorta di museo impossibile, per cui tu eh, metti insieme opere che nessun museo potrà mai eh, ospitare, quantomeno certo. per la loro vastità. E, e poi affermi che in realtà oggi l'arte contemporanea non è fatta per entrare in un museo. Sono queste opere nel loro insieme che non potranno mai stare in un museo a patto di, essere, eh, a patto di, a patto di esporne delle reliquie, cioè delle parti, dei frammenti, dei dettagli, ma nel loro insieme queste opere non potranno mai essere smontate e rimontate e riallestite all'interno di questo spazio. C'è un'affermazione un che a me ha colpito molto dell'ultimo libro, forse il teorico a cui io sono più vicino che Boris Grois, eh, il libro si intitola In the Flow, dove Grois dice l'arte per la prima volta sceglie di non contrapporsi al tempo, ma di assecondare il divenire del tempo. Cioè, se per secoli l'arte aveva provato a resistere alla autodistruzione la maggior parte di questi autori in un modo o in altro realizzano le opere che come se fossero delle enormi cattedrali che non possono stare non possono essere rimontate se non per brandelli e sono in qualche modo destinate ad autodissolversi secondo strategie diverse a me quello che ha colpito prima citavamo Kiefer Kiefer in dialogo con Celant il giorno della conferenza stampa dei sette palazzi celesti a un certo punto dice una cosa che a me ha fatto molto riflettere. Lui disse: guardate che il vero compimento dei sette palazzi celesti sarebbe un documentario che registrasse la distruzione dei sette palazzi celesti. Uno dei, dei pochi grandi monumenti dell'arte del XXI secolo. Lui dice: Guardate che il vero compimento sarà nel momento in cui tutta questa costruzione, di questa costruzione non resterà nulla. Allora, questa idea che sembra quasi un cupio di solvi, che sembra incombere su questi autori, è esattam esattamente l'opposto di ciò che fa il museo. Cioè se il museo è storicamente stato un luogo in cui la vita attiva di Anna Arendt si arrestava e iniziava, e iniziava quella che, che molti hanno considerato il viaggio metafisico delle opere d'arte, cioè fuori dal tempo. Adesso è come se il museo, ovviamente lo, lo sai benissimo, diventa sempre più un luogo di processi, di, di, uh, cioè non è un luogo fermo, è un'officina, tende a trasformarsi. In questa officina gli artisti costruiscono opere che si offrono tendenzialmente come esperienze e costruiscono opere che hanno la loro forza di essere insieme ipermonumentali, iper questi autori che ho scelto, iperimponenti ma destinate a non rimanere. Il caso Ignarri tu, è un'opera, ve la faccio vedere, ma non c'è nulla, nel senso. Perché? Esatto, quindi... Questo, è questo. Perché è una delle condizioni... E questo è il tema. Allora, una delle cose più sorprendenti di questa installazione è che non esistono riproduzioni fotografiche. Cioè pensate a un tempo come il nostro nel quale tutti eh, gli artisti tendenzialmente creano opere Instagrammabili, destinate a essere postate sui social. Tendenzialmente. Già Edgar Wind in Arte Anarchia a un certo punto dice una cosa molto. Parlando di Picasso, dice: Guardate che molti artisti realizzano dei quadri eh, pensando che debbano essere poi fotografati. E la fotografia è parte costitutiva della realizzazione dell'opera. Geniale, anni 50, mm. geniale. Eh, su Insta, moltissimi artisti oramai tendono a realizzare i propri lavori pensando che poi verranno postati su, sui social. Eh, Ignarito, cioè un artista che eh, grande cineasta, premio Oscar, hollywoodiano. Le sue dichiarazioni, sembra che le ha pronunciate Jean-Claire Hughes Fumaroli, cioè sembra un critico conservatore e lui a un certo punto dice esplicitamente "Guardate, io detesto il mercato". Detesto le gallerie, detesto le opere che sono merce, detesto le cose che possono essere vendute, detesto le, le persone che vanno in museo per farsi i selfie accanto alle opere. Dunque che cosa faccio? Tu ti aspetti che dica recuperiamo la pittura, no, no, viva Dio? No. Non fa un'operazione reazionaria, fa un'operazione che è la più radicale del nostro tempo, cioè costruisce un'opera ad personam. Cioè un'opera nella quale non era possibile andarla a vedere con più persone. Cioè, ciascuno di noi doveva prendere un appuntamento, andava lì, dovevi lasciare i cellulari, dovevi lasciare la macchina fotografica, dovevi lasciare qualsiasi cosa. Entravi in quella che eh, si chiama Ghiacciaia, che era esattamente il, titolo, il nome era ispirato alla ghiacciaia dove vengono raccolti il, eh, diciamo, i profughi che vogliono provare a passare dal Messico agli Stati Uniti, c'era un breve testo nel quale Ignarri tu raccontava la pratica etnografica alla quale si era affidato per realizzare questo lavoro, lasciavi le tue scarpe, i tuoi calzini sotto una panca, incontravi prima questo cuore gigantesco nel quale da un lato c'era scritto us, dall'altro them, cioè noi e loro. Dopodiché entravi, c'era, aspettavi, una sirena suonava, entravi da solo, all'interno di questo spazio molto grande, con la ghiaia a terra, eh, c'erano degli assistenti che ti si avvicinavano, ti davano uno zaino esattamente come quello dei migranti, un visore e lì iniziava quella che ignarito chiama una esperienza. Un'esperienza, la cosa straordinaria è che se l'ha vista Cristiana, l'ho vista io, l'ha vista un altro, ognuno l'ha vissuta in maniera completamente diversa. E esattamente come i miti, cioè i miti che forza hanno è il racconto. Cioè il mito vale solo per una cosa, perché ciascuno lo racconta e attraverso il racconto si alimenta una macchina retorica. In quel caso, in quella installazione, ciascuno di noi entrava iniziava un'esperienza di sei minuti esatta, che sembrava lunghissima, e tu eri con un gruppo di migranti che provava ad attraversare la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Eri con loro, sentivi il loro fiato, sentivi la loro difficoltà, ed eri sconvolto. C'era un momento nel quale ti si avvicinava la polizia, c'era un elicottero che si abbassava, c'erano delle emozioni, ma Abbastanza irripetibili. C'era un momento che io non dimenticherò mai di quando uno, un poliziotto americano ti si avvicina, ti punta il fucile contro e tu sei portato ad abbassarti perché pensi che sta puntando il fucile contro di te, non sai perché lo sta puntando contro di te. Finisce esci e c'era uh, questo, questo tunnel con, uh, un, uh, dove tu avevi dei tipo light box, sostanzialmente con le facce di quei personaggi, sono ave... 12 personaggi che tu avevi incontrato nell'esperienza, nella prima parte dell'installazione, ed erano personaggi reali, sono persone che venivano dall'Honduras, dal Salvador, dal Messico, vedi le loro facce che ti guardano e sono accompagnate da una serie di testi letterari che raccontano le loro storie. Una delle opere più politiche del nostro tempo di una tensione enorme che si richiama al tema dell'arte politica, della testimonianza, ma non lo fa mai ah, in maniera ideologica e non lo fa in maniera realistica, assolutamente, e riesce a mettere insieme il, una pienezza enorme di contenuti con una smaterializzazione dell'opera. E quindi tu hai un'opera che ha dietro di sé una preparazione degna di un colossal, mm -hmm. cioè Ignarri tu... Ha fatto sopralloghi, c'è cioè una sceneggiatura, ha incontrato gli attori che sono attori veri, cioè personaggi veri. Ha parlato con la polizia, ha parlato con i migranti, ha seguito una serie di storie. Poi capisci per quale ragione nella prima sala hai trovato le scarpe. Le scarpe non sono. Lui racconta in maniera molto chiara che la prima cosa che gli dice ai migranti è che il tesoro più grande per loro sono le scarpe perché senza le scarpe loro non ce l'avrebbero fatta a superare la frontiera tra Messico e Stati Uniti. E il, quindi è un'opera di una potenza enorme, eppure di quell'opera non resta niente. E io guardandola mi è ritornata alla memoria una pagina meravigliosa del poeta assassinato di Apollinaire, in cui c'è un personaggio che è ispirato a Picasso, il protagonista si chiama Croniamantal, che è bellissimo, che eh, significa misuratore del tempo. E c'è un personaggio che dice una cosa bellissima, qual è l'arte, la scultura che immagini per il futuro? Lui dice una scultura di pietra, una scultura di legno, una scultura di marmo, lui risponde no, no. Io immagino una scultura fatta di niente come la poesia, come la gloria, che è bellissima. Quest'opera di Ignarito è esattamente questo, è una scultura fatta di niente è una scultura che richiede un apparato produttivo formidabile, eh, come la gran parte delle opere di cui tu parli. Ci cioè sono opere che alle spalle hanno anche dei budget smisurati, pensiamo a Damien Hearst, ma pensiamo a Cree che è stato un po' il padre di tutte eh, le opere di questo genere, Kiefer, chiunque, forse Sofical è leggermente meno massimalista in questo senso, <ride> ma insomma è una sì, caratteristica. Certo. È la fine del minimalismo e dell'arte concettuale, non si, può dire, non si può rappresentare un mondo senza dietro una multinazionale? Secondo me è la fine del, del minimalismo, mm. infatti se io dovessi dire con uno slogan queste sono opere massimaliste. Mm -hmm. Sono opere massimaliste come sono massimalisti alcuni romanzi, che secondo me c'è un rapporto molto stretto tra queste opere e alcuni romanzi scritti negli ultimi anni, cioè da, da Roberto Bolagno uh -huh. uh, di 2066 fino a Pastorale Americana di Philippe Roth, fino a Underworld di Don Delillo uh -huh. e così via. Uh, però sicuramente c'è un tema delicatissimo che è quello della produzione. cioè... Uh, io credo che questi artisti tutti abbiano un lato A e un lato B, uh, vale a dire che abbiano un lato A che consente loro, cioè che li porta a accettare fino in fondo, tu, cioè sono tutti radicati dentro l'artwork, cioè dentro il sistema dell'arte. cioè Nessuno di questi è un eccentrico, no. No, no, nessuno è un attivista, no. Sono tutti quanti fortemente radicati nel, nel mondo dell'arte, fortemente radicati nel mercato, nessuno di loro prova a smarcarsi dal mercato, cioè sono, lavorano per alcune delle più importanti gallerie o gallerie multinazionali del mondo. Volutamente nel libro ho inserito De Menirse che sembra apparentemente lontanissimo da questi, ma scelgo un progetto specifico come quello veneziano, eh, eppure è come se loro avessero questo lato A che è quello più eh, mainstream. Uh, più, diciamo, avrebbe detto eco integrato. Mm -hmm. E poi c'è un'altra parte loro che li porta a usare le opportunità che gli vengono dal mainstream per costruire opere non destinate al mainstream. L'aspetto interessante è che sono opere che hanno dietro grandi macchine produttive, ma in, nella maggior parte dei casi, escludo chiaramente Erst in questo discorso, ma nella maggior parte dei casi sono opere che non, non hanno il loro destino nell'essere commercializzate, cioè, se non per brandelli, per frammenti. Cioè, Cremaster, che tu hai, lo conosco, cioè, hai studiato, è un'opera un su cui tantissima critica si è formata a livello internazionale, credo che sia un'opera capitale. Uh, nel passaggio tra i, nuovi, tra, i due, eh, tra i due secoli, però è un'opera che nel suo insieme, come è stata presentata nel 2003 al Guggenheim a New York, non esisterà mai e lui l'ha pensata solo per quella destinazione. Poi circoleranno i film, sicuramente, circoleranno le sculture, sicuramente, le fotografie, sicuramente, ma nella sua interezza quell'opera è improponibile. La rete di riferimenti che queste opere mettono in campo è una rete altrettanto improponibile. No? Nel senso che pensa che rimasta, io ne ho fatto oggetto di cicli di lezioni, però senza arrivare minimamente a trattare la, la, la complessità di riferimenti. E proprio l'architettura la, eh, la, che c'è dietro un lavoro di quel genere. No? E, però allo stesso tempo sono in un momento in cui eh, diciamo, la comunicazione va verso la semplificazione estrema, vincono apparentemente eh, le immagini immediate, invece sono tutte opere che sono formidabili macchine comunicative, nonostante che il loro senso di fondo rimanga oscuro ai Assolutamente. più. Assolutamente, la condivido pienamente eh, e vale per molti degli autori di cui abbiamo parlato, cioè sono tutti lavori che di una enorme complessità di riferimenti cioè sono detto in una battuta anti catalan anti catalan att attuale per quanto anche lì applicandosi molti... no, ma, no, 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 dico, no, no no dico il Catalan ultimo che, sì, che diciamo sembra oramai vittima di una sorta di, di declino progressivo inarrestabile pur essendo stato secondo me uno degli artisti più rivelatori degli ultimi vent'anni però la maggior parte di questi autori nella, mh, a me sembra che abbiano una complessità dei riferimenti è enorme, ma enorme. Anche un po' sgomentante. Sì, assolutamente, assolutamente. Alla fine assolutamente. mette un limite alla capacità di sì, poterli leggere assolutamente, completamente, assolutamente. E totalmente. Cioè Parreno è uno di questi sì, casi. Sì, cioè Parreno sì. è uno... Cioè ci sono mm. alcuni tra di loro che sono più complessi proprio da, da decifrare, perché sono volutamente delle macchine... Eh, talvolta alchemiche, simboliche, ricche di stratificazioni infinite, quindi il libro ho provato pian piano a farne emergere alcune. Eh, mi ha divertito molto, in certi casi, nella parte conclusiva del libro. Eh, parlo del, diciamo di una serie di esperienze eh, performative, partendo dal padre di questi progetti, che è sicuramente il teatro delle orge e dei misteri di Nietzsche, Nietzsche. Eh, ma arrivando a due presenze meno consuete, devo dire la verità, tra tutte. La prima è il progetto eh, Biofilia di Bjork, il secondo è un progetto di concerto epico, a parer mio, di S. Devlin, la più grande set designer del mondo per YouTube. E la cosa che mi ha affascinato soprattutto, per esempio, di S. Devlin, è stato provare a far emergere una serie di cose che non ti aspetteresti da un concerto rock cioè i riferimenti al, alla macchina scenica teatra, del teatro tragico, a come il teatro tragico sia stato proprio in maniera perfettamente filologica assunta e riportata dentro la costruzione di una delle più grandi macchine sceniche come quelle dei concerti di YouTube. Oppure il riferimento al dionisismo contemporaneo, quindi questo ritorno della figura di Dioniso all'interno dei concerti rock. Cioè, quello che mi ha affascinato è provato a far emergere anche qualcosa che spesso agli autori delle volte ne sono del tutto consapevoli. Per esempio nel caso di S. Devlin è stata Leia, quando io l'ho incontrata lei mi ha, mi ha lanciato... Poi senza motivarlo troppo, però dicendo, la, io vorrei provare a ricreare la tragedia classica. Gli artisti poi non è che debbano uh, essere dei teorici, te, cioè talvolta ti lanciano un minimo input, però ti, ti fa ragionare, è come se fosse un file che rimanda ad altri mondi. quindi ragioni su quello e poi vedi che è, qua, è perfetto il sistema che lei ha utilizzato. Kiefer, è da questo punto di vista un giacimento infinito di riferimenti, un autore che non smetti di interrogare e ogni volta scopri delle cose nuove. Hintry, un autore che non smetti. Cioè, ma sono veramente degli autori giacimento. Ma è affascinantissimo. Cioè, che l'arte contemporanea abbia esattamente la stessa ricchezza di riferimenti di tant della, grande, della grande arte, punto. Al di là dei secoli, della grande arte, questo secondo me è uno dei nostri doveri, svelarlo, provare a svelarne una parte. Nel libro sono tre in totale le, eh, Scusami, le autrici eh, sì. di cui tu parli, di cui strettamente legata al mondo dell'arte c'è solo Sofì Kall, poi c'è Bjork e c'è S. Devlin. Credi che l'appartenenza di genere abbia qualcosa a che fare con questa volontà, non dico capacità? di creare opere mondo? Quanto c'è, se c'è, secondo te, eh, di legato a un'identità di genere nel non praticare questi mm. territori o non praticarli tanto da parte delle donne? Quanto c'è di ancora limiti etero eh, decisi? Sono state le, le opere la bussola nella scelta che ho, mm. che ho fatto. Dopodiché è chiaro che il, uno dei temi enormi dal punto di vista anche editoriale, c'è un po' questo, questo tema soprattutto nel mondo anglosassone molto molto forte. Io credo che la risposta stia nell'osservazione che faceva Lea Vergine nell'introduzione all'altra metà dell'avanguardia, cioè laddove Lea Vergine parlava e credo che Resti una, una mostra libro profetici. Lei, nella parte introduttiva, parlava del tratto distintivo dell'arte al femminile mm -hmm. e alcuni elementi ricorrenti. Il, sicuramente l'idea tes della testimonianza, sicuramente il privato, sicuramente l'idea di provare a usare l'arte come strumento per eh, rammendare ferite. Lei ne, ne parla in maniera costante di queste idee. E forse anche più un gusto per il particolare, per il dettaglio, eh, per la piccola storia. Nel caso degli autori che ho scelto, invece, c'è quasi una, una volontà di potenza. Mm -hmm. eh, non a caso li, li leggo rievocando il concetto del grande stile di cui aveva parlato Nietzsche in un... In Fondamentale frammento del 1888, dove racconta l'importanza di costruire il grande stile come premessa dell'epica. Forse le artiste, arti almeno mh, è una, mh, sicuramente una posizione parziale quella che, che sto condividendo con te e con voi, eh, tendono a non avere questo bisogno di un esercizio di potenza, eh, ma tendono invece spesso a lavorare più su eh, microstorie. Eh, anche legate al privato che probabilmente hanno, possono avere anche una fascinazione diversa eh, rispetto a questa, queste cosmogonie di cui sono protagonisti gli autori. Eh, tra tutte, sicuramente tu citavi Sofical, questo mi sembra un caso interessante di mediazione tra il gusto di una piccola storia privata, eh, si tratta, probabilmente lo, la conoscete, di una, di, una, di, un, di, un di una storia di un abbandono che, di cui tutti potremmo essere vittime, di una mail che riceve da Gregoire, che è un suo, del suo compagno, una mail bellissima, molto a metà strada, non si capisce bene il tono perché, delle volte, è formale, altre volte è affettuosa, che si conclude con questo invito: abbi cura di te. Che io non ne ho avuta. <ride> lei risponde: Ho deciso di prendermi cura di me coinvolgendo 107 altre donne che vanno da psicanaliste, filosofe. E a ciascuna chiede di rileggere, reinterpretare e riattivare quella lettera servendosi di linguaggi completamente diversi. Per esempio, la Litizetto è molto divertente che nella sua cucina a, a Torino, mentre sbuccia le, una, una cipolla, rilegge la lettera dell'amante di Sofical e pian piano la commenta, cioè Vittoria Abril la storica attrice di Almodovar che, che è nel letto e mentre rilegge la lettera dà dei suggerimenti a Sofical dicendole dove ha sbagliato. Poi ci sono per esempio delle esperte di mistica ebraica che leggono interpretano la lettera attraverso, cioè si soffermano su tutte le singole parole rimandandole al misticismo oppure c'è la psicanalista, l'agrafolo, la è divertentissimo, però l'obiettivo è non di mettere in scena un abbandono, ma di analizzare un abbandono e provare a uscire fuori dal trauma dell'abbandono condividendolo con altre donne. Però l'aspetto interessante è che qui si fonde una piccola storia privata che drammaticamente può o riguardare qualche chiunque di noi o aver riguardato, cioè tutti forse siamo stati lasciati o abbiamo lasciato e abbiamo lasciato abbiamo determinato dei traumi e al tempo stesso l'idea di costruire un grande racconto. Cioè, secondo me Sofical è quello che dice una, un autore a cui lei è molto legata, che è Enrique Viramatas, mm -hmm. lo scrittore spagnolo, che ha lavorato molto per lei, ha scritto anche un racconto bellissimo insieme con lei, Se la considera una delle più grandi scrittirici non artiste mm -hmm. contemporanee. Ringrazio veramente molto Vincenzo Trione. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.